che troviamo nella Santa Casa, la casetta di Maria, qui a Loreto, portata misteriosamente, chi dice dagli altri, chi dai crociati, ma è qui. Qui è vissuta la famiglia più santa della terra, la famiglia di Giuseppe, Maria, Gesù. Oggi, dalla Santa Casa, vi parliamo di San Pio da Pietrelcina, 1887-1968. L'immagine deve frate delle stime e familiari a tutti. Francesco Forgione, questo è il suo nome di battesimo, è nato a Pietrelcina, in provincia di Benevento, il 25 maggio 1887, in una famiglia di poveri contadini. I suoi genitori, Grazia e Giuseppe, erano buoni cristiani. In famiglia si pregava sempre il Santo Rosario. Ogni sera erano devotissimi della Madonna. La vita del futuro santo fu segnata fin da bambino da sorprendenti episodi soprannaturali, come visite e colloqui frequenti con Gesù e Maria, ma anche da scontri terribili con il demonio. Entrato Padre Pio in convento il 22 gennaio 1903, a 16 anni, da francescano cappuccino, prese appunto il nome di Fra Pio da Pietrelcina, fu ordinato sacerdote il 10 agosto 1910. I primi anni di sacerdozio furono resi difficili dalle sue pessime condizioni di salute. Padre Pio si ammalò gravemente ai polmoni. I medici gli diedero poco tempo di vita. Nel 1916 i superiori pensarono di trasferirlo a San Giovanni Rotondo, un conventino sul Gargano. Qui ebbe inizio per Padre Pio una straordinaria avventura di taumaturgo e apostolo del confessionale. La sua fama è legata al fenomeno delle stime. Il 20 settembre 1918 ricevette infatti nella sua carne le stime che segnarono la passione di Gesù su di lui. Queste restarono aperte, dolorose e sanguinanti per ben 50 anni. Padre Pio fu visitato da un gran numero di medici, subendo anche incomprensioni e calunnie. Ma anche un incalcolabile numero di persone, d'ogni tipo e condizione sociale, cominciò ad accorrere al suo confessionale dalle varie regioni d'Italia e da tutto il mondo, per avere dal frate delle stimmate un consiglio, un conforto, una luce e soprattutto il perdono di Dio. Padre Pio attingeva forza ed energia spirituale dalla celebrazione dell'Eucaristia, dalla preghiera e da una costante devozione filiale alla Vergine Maria. Quando morì il 23 settembre 1968, a 81 anni, circa 100.000 persone si raccolsero da ogni parte del mondo per assistere ai suoi funerali. Nella mente e nel sentimento dell'incalcolabile numero dei devoti, che vanno moltiplicandosi continuamente grazie ai gruppi di preghiera da lui istituiti, è tra i santi più amati di tutto il mondo. La devozione alla Vergine Maria. Maria fu il segreto della grandezza di Padre Pio, il segreto della sua santità.
A lei nel maggio 1956 dedicò la casa Sollievo della Sofferenza, frutto del suo cuore pieno di carità e compassione per i fratelli sofferenti. Gli fu domandato: esiste una scorciatoia per il paradiso? Sì, rispose, è la Madonna. Esortava sempre i suoi figli spirituali a recitare il rosario e ad imitare la Madonna nelle sue virtù, quali l'umiltà, la pazienza, il silenzio, la purezza, la carità. Vorrei avere una voce così forte, diceva, per invitare i peccatori di tutto il mondo ad amare la Madonna. Lui stesso aveva sempre la corona del rosario in mano. La recitava incessantemente, per intero. Soprattutto poi pregava nelle ore notturne. Questa preghiera, il rosario, diceva, è la nostra fede, il sostegno della nostra speranza, l'esplosione della nostra carità. Il suo testamento spirituale lo ricorda: amate la Madonna e fatela amare, recitate sempre il Santo Rosario. Padre Pio e la Santa Casa di Loreto. Padre Pio non è mai stato presente personalmente nel santuario di Loreto, ma tanti sono gli episodi che lo legano alla Santa Casa. Non ha visitato, cioè, direttamente questo luogo così santo. Il più antico vincolo con la Santa Casa è costituito da un'antica tela che raffigura la traslazione, con la Madonna e il Bambino sopra il tetto della Santa Casa, esposta questa tela sull'altare maggiore della chiesa di Sant'Anna di Trelcina, dove Padre Pio ricevette il Santo Battesimo. Quella immagine dovette diventare familiare ai suoi occhi di fanciullo nelle sue frequenti visite alla sua chiesina. Padre Pio fu inoltre iscritto alla Congregazione Universale della Santa Casa per opera e iniziativa di un cappuccino come lui, padre Angelo da Camerino. Così gli rispondeva per lettera padre Pio: come fare per dimostrare la riconoscenza, la mia gratitudine per avermi annoverato nel numero dei devoti di codesto celebre santuario? E si firmava padre Pio da Pietrelcina cappuccino. Più di un testimone afferma che Padre Pio di sera, dopo la chiusura della Basilica, verso le 19:45, si portava in spirito qui, nella Santa Casa, per pregare il Rosario insieme ai frati addetti alla custodia del santuario. Il fatto era ben noto ai frati cappuccini, che erano e sono ancora a servizio della Basilica, tanto che alcuni, compresi gli studenti di teologia, mossi dalla curiosità, si recavano a volte a recitare il rosario in Santa Casa. Anch'io feci questa esperienza. Si vedevano muovere delle catenelle, come al passaggio di qualcuno. Si sentiva poi alle volte un particolare profumo. Padre Remigio, un cappuccino del Trentino che nel 1936 si era trasferito qui a Loreto e nel 1938 era stato nominato custode della Santa Casa ed esorcista del santuario, era un religioso di intensa vita spirituale, universalmente stimato, un esorcista famoso. Padre Remigio rivelò a un suo amico di nome Giovanni che Padre Pio si recava tutte le sere verso quell'ora a recitare il Santo Rosario in Santa Casa. Dopo molte insistenze, Padre Remigio permise a questo suo amico Giovanni di essere presente a quel rosario. Nessuno vedeva Padre Pio.
padre Remigio indicò delle catenelle che erano utilizzate per delimitare il percorso dei pellegrini. Vedi quelle catenelle, mi disse. Quando entra padre Pio, sfiora con il saio quelle catenelle e le vedrai tentennare. Puntualmente, quando padre Remigio iniziò il rosario, Deus in auditorium, meum intente, le catenelle cominciarono a tentennare. Fu un'emozione grandissima per Giovanni. C'è un'altra bella testimonianza di un altro frate cappuccino, fra Gian Maria Principe. È interessante perché ha avuto la conferma implicita e gioiosa dello stesso padre Pio. Fra Gian Maria, infatti, secondo la cronaca del convento, il 20 maggio 1958 si portò a San Giovanni Rotondo e chiese allo stesso padre Pio: Padre, continui sempre a venire a trovarci nella Santa Casa? E il padre Pio, sorridendo, accennò, disse. Padre Pio chiedeva spesso ai suoi figli spirituali provenienti dal nord: ti sei fermata, Loreto? Hai pregato per me la Madonna? E quelli che ritornavano verso l'Italia settentrionale, allora diceva: pregate per me e ricordatemi a Loreto, alla Madonna. Questo ponte ideale tra Loreto e San Giovanni Rotondo continua ancora oggi, perché numerosissimi gruppi di pellegrini che dal nord Italia si recano a San Giovanni Rotondo o fanno sosta prima a Loreto o dopo, sono per incontrare qui ancora questo luogo santo dove è vissuta la Santa Famiglia di Gesù, di Maria e Giuseppe. Nell'uno e l'altro santuario, a San Giovanni Rotondo e a Loreto, si trovano i suoi confratelli cappuccini. Un suo amico una volta si sentì dire dal padre: a Lourdes, dico, la Madonna è apparsa, ma a Loreto, gli diceva padre Pio, Maria passeggia nella sua santa casa. E a un suo figlio spirituale confidò: se entrasse un solo istante in quella casa, per la grande emozione ne morrei. Ancora un episodio particolare. Una delle pietre preziose che brillano sulla corona posta sul capo della Madonna di Loreto da Papa Giovanni XXIII nel suo pellegrinaggio loretano il 4 ottobre 1962 è stata offerta proprio da Padre Pio. Per intercessione della Vergine Santa, di San Giuseppe, di tutti i santi, le sante che sono venute qui in visita alla Santa Casa, scenda sui vicini e sui lontani la benedizione del Signore, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti.